Questo è un video straordinario, nel senso che non era programmato, anche perché mi sto godendo un periodo di ferie e di riposo, sia dal lavoro che dal mostro. Ma lo faccio avendo sentito, ma direi piuttosto letto, varie cazzate, prodotte specie in un certo ambiente, di idioti scrittori su Facebook che amano autodefinirsi mostrologi. Leggasi gente senza cervello, basta infatti solo dire che molti di questi sono ussardisti, e ho detto tutto. Oppure fedeli pasdaran del retrivo ultimo, irriducibile e disperato fortilizio della cosiddetta mostrologia tradizionale, dall'altisonante nome di Florence International Radio, ma sempre alla ricerca di sticker e supporti finanziari vari. Ho sentito e letto tante cazzate a commento dell'ultimo mio video che avete invece guardato e commentato positivamente in molti, cari amiche ed amici, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi. E sta proprio qui il motivo di questo video non programmato, amiche ed amici, perché certo non mi sarebbe importato granché delle critiche anche rabbiose di quattro rincoglioniti, e niente mi sarei dato la pena di fare solo per questo motivo. Ma questi leoni di Facebook, più che con il sottoscritto, se la prendono con voi che mi seguite, in effetti sorprendentemente in tanti, e per questo questi poveretti si mangiano il fegato, ovviamente, definendovi beoti, non mostrologi, legacy, gente invece dotata di cervello e di capacità di raziocinio, a differenza degli autoproclamati mostrologi, addirittura morti di fame, definizione che si è inventata la perfetta sconosciuta leonessa di Facebook, ma di certo con notevole quantità di segatura in testa, tale Marinella Maisto, in suo commento, scusate rigurgito, in un certo gruppo Facebook, che lascio al vostro giudizio. Quindi dedico questo video fuori programma a voi, amiche ed amici, che mi seguite in questo mio percorso di ricerca, supportandomi con i vostri commenti e anche critiche, ma sempre costruttive. Commenti e critiche di gente che non ha orticelli da difendere e che è solo interessata a ragionare su un caso che è ben più di un caso di cronaca nera, e quindi non è pane per i denti degli illetterati esotici mostrologi della domenica, e su un pezzo di storia d'Italia ai più misconosciuto e dai più malinterpretato. Un video con il quale vorrei rafforzare le vostre capacità di controargomentare e difendervi dai rabbiosi attacchi di questa canizza mostrologica. Ricordate sempre, cari amiche ed amici, che levare la maschera al mostro di Firenze vuol dire innanzitutto seguire un percorso, soprattutto un metodo, parole sconosciute alla rumoreggiante marmaglia dei nostri detrattori. Arrivare al mostro, togliere la maschera al mostro di Firenze, come dice il titolo della nostra serie, è un problema per la risoluzione del quale non vale la proprietà commutativa. Non vale la proprietà in base a cui, no, il risultato non cambia cambiando l'ordine degli addendi o dei sottraendi. L'ordine delle argomentazioni che esponiamo invece conta parecchio. Quindi ora lo ripercorriamo per capire appunto qual è il nostro metodo, come siamo arrivati a levare la maschera al mostro di Firenze. Prima proposizione o conclusione, è la prima, perché è l'architrave del ragionamento che conduce al mostro e che nessun sciocchissimo mostrologo è riuscito sino ad ora a smontare, né mai riuscirà veramente a smontare, salvo latrare che non è provata dopo 40 anni in cui questi hanno invece sempre dato per scontato e provatissimo la tesi contraria alla mia, che ovviamente è palesemente errata, tanto dimostrano di essere acuti questi personaggi. È invece circostanza provata praticamente al di là di ogni ragionevole dubbio che i bossoli ritrovati nel fascicolo processuale Melesigna nel luglio del 1982 non erano quelli esaminati da Zuntini nel 68. Solo i mostrologi, e su tutti ovviamente gli accaniti e ottusi sardisti, di fatto i sostenitori della tesi, oggi rimasta solo quella, Salvatore Vinci e o Antonio Vinci, figlio di Salvatore, più ancora di Francesco Vinci, mostro o mostri di Firenze, cercano disperatamente costoro di negare questa oggettiva realtà, anche volendo prescindere da tutta una serie di situazioni che definirei anomale. Che definire anomale è poco,
si va dalla strana presenza di reperti balistici in un fascicolo processuale, quindi senza dubbio fuori posto, a così tanti anni dal fatto di sangue del 68, ma anche dalla sentenza di condanna definitiva del presunto colpevole, all'assenza di qualsiasi documentazione comprovante la provenienza di questi reperti, cosiddetta filiera di conservazione del corpo di reato, e di qualsiasi rilievo fotografico fatto prima del luglio 1982. Quindi, anche prescindendo da tutto questo, volendo proprio essere, più avvocati del diavolo possibile, provano definitivamente che i bossoli del 1982 presenti nel fascicolo Mene non erano quelli del 68. Uno, il fatto che nonostante queste condizioni oggettivamente e palesemente anomale del loro ritrovamento, nessun confronto balistico volto a provare la provenienza dei bossoli ritrovati nel 1982 è stato mai fatto e formalizzato, cioè lasciato in atto. Tutte le perizie fatte sui reperti ritrovati nel fascicolo Mele hanno sempre solo dimostrato che quei reperti, in particolare i bossoli, erano stati esplosi dall'arma del mostro, ma nessuna di queste perizie ha mai dimostrato la provenienza di quei reperti. Per cui altri non è che un disonesto che mente sapendo di mentire, chiunque affermi che io vado contro chissà quanti periti balistici che avrebbero messo nero su bianco il contrario di quanto il sottoscritto sostiene. Non è vero. Io non ho mai, smentito nessun perito, visto che tutte le perizie non hanno fatto altro che dimostrare che questi erano reperti esplosi dall'arma del mostro. E questo lo dico anch'io. Nessuna di queste però ha mai detto che questi reperti, nessuno ha mai scritto una cosa del genere, nessuno ha scritto che questi reperti provenissero dalla scena del crimine di Castelletti di Signa del 68. 2. Il fatto che Zuntini, il perito del 68, non sia mai stato chiamato o comunque in qualche modo coinvolto nell'accertamento peritale del 1982, né per la verità in accertamenti successivi, ma è soprattutto quello dell'82 l'accertamento balistico cruciale in cui il coinvolgimento del perito del 68 avrebbe dovuto esserci. Era praticamente obbligatorio questo coinvolgimento di Zuntini nel luglio del 1982. I successivi esami balistici eseguiti su questi reperti, avendo semplicemente dato per scontato che la verifica della loro provenienza dal terreno di Castelletti di Signa fosse stata fatta nel 1982, e invece non è stata fatta, incredibilmente aggiungo io. 3. Il fatto direi decisivo e definitivo che quando si fa il confronto, attenzione, tra la perizia Zuntini del 68, fatelo anche voi, eseguita sui bossoli repertati a Signa, la perizia Zuntini del 74, eseguita sui bossoli repertati alla Rabatta, e la perizia Spampinato del 1982, eseguita sui bossoli ritrovati nel fascicolo Mele, emerge, quando si fa questo confronto, in maniera lampante e incontestabile, salvo che da idioti o disonesti, che i segni impressi sul fondello dei bossoli del 1974 e del 1982 sono identici, mentre quelli impressi sul fondello dei bossoli esaminati da Zuntini nel 68, non quelli ritrovati nel fascicolo Mele nel 1982, sono diversi. Oltretutto le perizie del 68 e del 74 sono entrambe perizie non di confronto, cioè non volte a verificare che i reperti raccolti sulla scena criminis provenissero da una certa arma, come sono sempre state quelle degli anni 80 invece, bensì sono perizie semplicemente eseguite dal medesimo perito balistico, Innocenzo Zuntini, su reperti balistici repertati il 21 agosto 68 su piazzole in località di Castelletti di Signa, lungo l'argine del torrente Vingone, l'uno, e il 15 settembre del 1974 in piazzola sita in località Fontanine di Rabatta, al confine tra i comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, l'altra. Ora non so sicuro se mi viene il dubbio se il 15 ho detto giusto, però vabbè, non cambia tanto, controllate. Furono repertati la mattina seguente la notte in cui purtroppo Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini furono uccisi. Ok? Quindi queste sono due perizie che non confrontano niente,
vanno solo a vedere, a descrivere reperti balistici repertati sulle scene di questi due crimini, di questi due duplici delitti, ok? E quando Zuntini esamina i bossoli e le palle repertati alla rabatta nel settembre del 1974, erano trascorsi solo 2 anni dall'avergli ripreso in mano il fascicolo processuale Melisigna, in particolare la sua perizia del 68. Perché? Perché nel 1972 egli aveva esaminato una pistola, definita scacciacani nella documentazione disponibile, sequestrata a Francesco Vinci nel Pisano, al fine di verificare se questa fosse l'arma mai ritrovata che aveva ucciso Locci e Lo Bianco nel 1968. Ed è quindi praticamente impossibile, visto anche il poco tempo trascorso, solo 2 anni più o meno, dall'ultima volta che aveva riesaminato il suo, ripreso in mano, diciamo, il suo esame balistico del 68, che Zuntini nel 74 non si sia accorto che i bossoli repertati alla rabatta erano stati esplosi dalla medesima arma del 68. C'è un'unica ragionevole possibile spiegazione, salvo che per certi ottusi scrittori di Facebook, naturalmente, della mancata riconduzione da parte di Zuntini dei reperti ritrovati alla rabatta all'arma che nel 68 aveva sparato e ucciso Locci e Lo Bianco. E questa spiegazione è che i segni caratteristici impressi sul fondello dei bossoli esplosi differivano, e che quindi l'arma del 1974 non era quella del 68, ma era arma della stessa classe o tipo, ma non la stessa arma. Ovvero, se era l'arma del 68, quest'arma aveva subito modifiche, probabilmente per ragioni manutentive, che ne avevano cambiato forma e opposizione di certi segni impressi sul fondello dei bossoli esplosi. Modifiche intervenute evidentemente dopo l'agosto 1968 e prima del settembre 1974. Così, inequivocabilmente, ci dicono gli atti ufficiali, la documentazione ufficiale, le perizie balistiche, ok? A fronte dei quali atti, gente che davvero è difficile capire se sia del tutto incapace di ragionamento logico o intellettualmente disonesta, come ad esempio tale Luca Olla, un sardista inveterato, quindi più probabilmente incapace di ragionamento logico che non disonesto, anche lui scrittore di commentini satirici in Facebook, sventola un'intervista rilasciata da Zuntini a un giornale locale nel 1984, quindi 10 anni dopo l'ultima volta che Zuntini aveva preso in mano reperti balistici esplosi dall'arma del mostro. Un'intervista costellata da errori e imprecisioni non corrispondenti a ciò che però lo stesso Zuntini aveva messo nero su bianco in atti ufficiali ancora oggi a disposizione degli studiosi seri, e che però i soggetti alla Olla pretendono, solo perché gli fa comodo evidentemente, che abbia lo stesso e anzi persino maggiore rilievo questa intervista di Zuntini dell'84 rispetto a quegli atti ufficiali. Olla addirittura è talmente deviato nel suo ragionamento, ma credo che non sia il solo, che giunge a sostenere che non è vero che Zuntini non fu coinvolto nell'accertamento del 1982, che non ci sarebbero prove per poter affermare questo. Insomma, sentite un po', non vi è un atto in cui sono riportati gli esiti di un accertamento volto a verificare la provenienza di questi reperti balistici ritrovati spillati al fascicolo del processo Melo. Non vi è traccia alcuna del coinvolgimento di Zuntini nell'accertamento balistico del 1982, affidato al solo Ignazio Spappinato, come ben si sa, salvo Olla e chi beve le sue fandoni, naturalmente, né in accertamenti successivi, come ho detto. Lo stesso Zuntini non ha mai detto né scritto di essere stato coinvolto in accertamenti di questo tipo dopo quello a lui ufficialmente affidato del 1974. E dovrei essere io, secondo gente come il signor Olla, a portare le prove del mancato coinvolgimento del perito balistico del 68 nell'accertamento del 1982 o in anni successivi, ok? Diciamo pure che Olla e i suoi compari avrebbero bisogno di un buon psicoanalista. Quindi il dato di cui dobbiamo partire, il fondamento della nostra ricostruzione, ricordiamocelo sempre quando discutiamo con questi o con chiunque altro ci contesti, è che i bossoli
ritrovati nel 1982, attaccati al fascicolo mele, certamente non erano quelli esaminati da Zuntini nel 68, e che in quel fascicolo processuale, quindi, di conseguenza, ci sono stati messi successivamente al 68, quando, ragione vuole, nel 1982, non molto tempo prima del 17 luglio, che è la data della richiesta di Tricomi di acquisire il fascicolo mele, avanzata su disinformazione di Olinto dell'amico e del suo sottoposto Fiori, come ora vedremo, ma come varie volte vi abbiamo mostrato, al Tribunale di Perugia, dove questo fascicolo non era più da almeno 9 anni nel luglio del 1982. E chi crede che uno come Olinto dell'amico non lo sapesse, ovviamente può credere alla Befana e a Babbo Natale. Noi affermiamo che questi reperti, in particolare i bossoli certamente esplosi dall'arma del mostro, ritrovati appunto in questo fascicolo nel luglio 82, intorno al 20 luglio 82, siano stati messi nel fascicolo mele dopo la decisione di giocarsi il jolly della pista sarda, la carta cioè del collegamento del vecchio caso di Castelletti di Signa con i duplici delitti del mostro di Firenze, decisione che fu presa subito dopo l'aggressione di Baccagliano e i guai combinati dal mostro quella notte. Rinvio sul punto ai miei 2 recenti video, Il mestiere del mostro e Anche la spalla del mostro ha ucciso chi, dove e quando. Sono 2 video che vi trovate molto facilmente in questo canale in rete. Ma veniamo alla seconda proposizione o conclusione. L'ordine di esposizione delle nostre argomentazioni conta, ricordiamolo sempre, amiche ed amici. Dopo aver detto che ci fu la sostituzione dei bossoli, ora dobbiamo dire chi furono i depistatori, cioè chi furono coloro che hanno messo bossoli esplosi dall'arma del mostro nel fascicolo processuale Mele Signa e poi hanno spedito i magistrati inquirenti, in particolare il giudice istruttore incaricato delle indagini sul mostro, sulle tracce di quel fascicolo. Beh, innanzitutto è circostanza evidenziata dai meri fatti, quindi massimamente oggettiva, che chi porta per la prima volta il caso di Castelletti di Signa nell'indagine sulla vicenda del mostro è la figura chiave del nucleo investigativo di Borgognissanti, il tenente colonnello Olinto dell'amico, che si serve nell'occasione anche del suo uomo al nucleo investigativo, il maresciallo Francesco Fiori, e che era stato anche colui, il dell'amico, che aveva condotto le indagini di polizia giudiziaria sul caso di Castelletti di Signa nel 1968, e che era colui che nel 1982 deteneva il pallino delle indagini sull'assassino delle coppie. Una circostanza oggettiva, la cui non casualità, ma volontarietà, discende naturalmente dal primo basilare risultato che abbiamo ora per l'ennesima volta velocemente e senza problemi dimostrato, e cioè che i bossoli esplosi dall'arma del mostro ritrovati nel luglio 82 nel fascicolo mele non erano quelli esaminati da Zuntini nel 68. Infatti il depistaggio apertura pista sarda del luglio 1982 non è impossibile, come se spesso sostengono certi poveri rincretiniti mostruosi da Facebook. È invece firmato. Infatti un'operazione false flag o falso segnale, come fu l'operazione Castelletti di Signa del luglio del 1982, cioè con il collocamento di bossoli esplosi dell'arma che nel 1982 stava uccidendo coppiette nei dintorni di Firenze, l'arma del mostro, in una bustina spillata al fascicolo mele, operazione provata da evidenze oggettive su tutti i diversi segni, su tutte i diversi segni sul fondello dei bossoli esplosi repertati nel 1968 e la incredibile mancata effettuazione di una verifica della provenienza di quei reperti balistici, con anche il coinvolgimento del periodo del 68 che era calcio di rigore, no? Un'operazione di questo genere non sarebbe stata neppure lontanamente concepibile, uno, senza la cooperazione attiva di Olinto dell'amico, cioè di colui che, come si è detto, aveva condotto le indagini di polizia giudiziaria sul caso di Castelletti di Signa del 68 e che quindi su questo caso disponeva di tutte le informazioni e la documentazione possibili, e che nel 1982 aveva anche in mano il pallino delle indagini sui duplici omicidi delle giovani coppie. E quindi è chiaro che a dell'amico, se dell'amico non è d'accordo, non gliela fai mai sotto al dell'amico, no? Il quale tuttavia
A sua volta, il dell'amico doveva per forza di cose avere la sicurezza che il perito balistico incaricato di esaminare i reperti ritrovati nel fascicolo mele reggesse il gioco, cioè non chiedesse di acquisire la documentazione originale del 68, tra cui in particolare la perizia Zuntini del 68, né di coinvolgere il perito del 68, Zuntini, nell'esame balistico di quei reperti. Quindi doveva essere nominato un perito professionalmente credibile, ma non realmente indipendente. Due, l'operazione Castelletti di Signa non era nemmeno concepibile, non sarebbe stata neppure concepibile senza essere relativamente sicuri che i magistrati inquirenti del caso del mostro non avrebbero sollevato soverchi dubbi circa l'inusitato ritrovamento dei reperti balistici nel fascicolo mele, tanto più nelle condizioni che abbiamo prima descritto in cui questo ritrovamento era avvenuto. Per mettere in piedi l'operazione False Flag Castelletti di Signa non si dovevano solo immettere reperti balistici esplosi dall'arma del mostro nel fascicolo mele, come si è fatto, ma si trattava anche, forse soprattutto, di darla a bere a questi magistrati inquirenti. Quindi solo pochissimi potevano essere in grado di far questo. Per questo è firmato quel depistaggio, quell'operazione False Flag, no? L'operazione Castelletti di Signa. E chi sono infatti quelli che aprono la pista sarda nell'estate del 1982 dopo l'aggressione di Maccaiano? Olint dell'amico in primis, che è colui che con il suo sottoposto Francesco Fiori, abbiamo detto prima, contatta nella prima quindicina di luglio del 1982 il giudice istruttore incaricato del caso del mostro Vincenzo Tricoli per dirgli di acquisire il fascicolo mele con sorpresa di Pasqua attaccata, portando così per la prima volta in assoluto il caso di Castelletti di Signa dentro le indagini sul mostro. E che dice sempre Olinto dell'amico e fa dire al suo subordinato Francesco Fiori? Una serie di balle al giudice istruttore Tricomi. Tricomi che poi a sua volta provvede a informare, cioè a disinformare la Silvia Della Monica, perché trasmette alla PM le informazioni distorte che gli aveva dato dell'amico. Ma è da ritenere che anche Izzo ebbe in qualche modo le medesime informazioni fasulle, che dell'amico, a giustificazione di quella improvvisa svolta impressa proprio da lui, dal dell'amico, all'indagine sul mostro dopo l'aggressione di Baccaiano, appunto, disse al giudice istruttore Tricoli. Poi abbiamo Ignazio Spampinato. Il perito balistico nominato dal Tricomi su evidente input della sua funzione di polizia giudiziaria, cioè dei nostri di Borgognissante, che si è limitato a eseguire il compitino assegnato, cioè a verificare se quei reperti balistici ritrovati spillati al fascicolo mele non qualche giorno prima su una scena del crimine, ma in un fascicolo processuale, quindi fuori posto, a 14 anni di distanza dal fatto cui solo asseritamente si riferivano, fossero meno esplosi dall'arma del mostro, tappandosi invece occhi, bocca e orecchie riguardo il problema cruciale, viste le condizioni di questo ritrovamento, della provenienza di quei reperti. E infine il giudice istruttore Vincenzo Tricomi, che è l'unico magistrato con cui dell'amico e il suo subordinato Fiori, ma anche il perito balistico incaricato Scampinato, interagiscono nei cruciali giorni in cui si è aperta la pista sarda. Tricomi che, nella migliore per lui delle ipotesi, ha dimostrato in quell'occasione di potersi bere di tutto e anche di più dalla sua funzione di polizia giudiziaria, cioè dal dell'amico, essendosi bevuto da Borgognissanti, oltre alle lettere anonime che non esistevano, oltre alla balla del ricordo improvviso del maresciallo Fiori, venuta fuori peraltro solo a novembre, in sostituzione di quella precedente che gli era stata inizialmente detta al Tricomi dai nostri di Borgognissanti circa la inesistente lettera anonima su Signa. Persino la peraltro generica rassicurazione che il confronto dei bossoli ritrovati nel fascicolo mele con la perizia del Zuntini del 68 era stato fatto, quando invece, come si è detto, non esiste traccia in atti, persino questo si è bevuto al Tricomi nel luglio 82. Laddove invece tutti costoro, dell'amico Fiori, Spampinato, persino Tricomi, al di là di alcune comunicazioni, interlocuzioni peraltro assai significative, si sono in quei giorni tenuti rigorosamente alla larga dai PM del caso del mostro, della Monica e Izzo. Ebbene, tutti e tre gli attori principali dalla cui interazione è scaturita l'apertura della pista sarda,
dell'amico Svampinato e Tricomi erano uomini strettamente legati al capocentro Sismi di Firenze, il colonnello Federico Mannucci Benincasa, i primi due con ruolo parallelo, non ufficiale, cioè, nell'ambito di una linea di comando parallela e clandestina. Per dell'amico abbiamo la testimonianza dell'ex agente del servizio segreto militare Vincenzo Fenili. Per lo Svampinato parlano atti giudiziari, in particolare quello del suo rinvio a giudizio assieme al colonnello Federico Mannucci Benincasa per attività di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, quindi non per un furto di noccioline, e persino per il Tricomi emerge un legame stretto che andava al di fuori del contesto strettamente lavorativo con Federico Mannucci Benincasa, oltre che con lo stesso dell'amico. Un legame che emerge fra l'altro anche da atti di indagini, segnatamente quelli relativi al caso del DC9 Itavia, precipitato a Ustica. Siamo quindi giunti a valle di queste prime due fondamentali proposizioni o conclusioni, che abbiamo ampiamente dimostrato, portando evidenze ed elementi fattuali che gli idioti disonesti che questa vicenda riesce a generare ancora oggi fanno finta di non vedere. Siamo giunti alla conclusione che uomini di Mannucci Benincasa, uomini di punta della locale cellula Stay Behind di guerra psicologica e non ortodossa, perché questo, cioè questa rete clandestina, voleva dire in quegli anni il colonnello Federico Mannucci Benincasa, uomini del calibro dell'amico e dello specialista di armi ed esplosivi Ignazio Svampinato, sono intervenuti su più che probabile ordine di Federico Mannucci Benincasa in favore dell'assassino delle coppie, in un momento per quest'ultimo delicato, dopo gli errori della notte di Baccagliano, e su tutti quello di aver lasciato inavvertitamente in vita, abbandonando la scena di quell'aggressione, una vittima che era rimasta viva e cosciente durante l'aggressione stessa per il tempo di gran lunga più prolungato fra tutte le vittime degli attacchi del mostro di Firenze. E quindi è chiaro, avevano lasciato in vita una vittima che poteva riferire qualcosa. E noi abbiamo tratto l'unica conclusione possibile atta a spiegare questo straordinario fatto della manipolazione del fascicolo mele, sulle tracce del quale viene poi spinto il giudice Tricomi affinché lo acquisisse, dando il via alla nota catena di eventi. Un fatto sì straordinario, ma un fatto realmente oggettivamente avvenuto. E di fronte a un fatto oggettivamente avvenuto, come fu la manipolazione del fascicolo mele ad opera degli uomini di Borgognisanti, che materialmente hanno aperto la pista sarda nel luglio del 1982, interloquendo esclusivamente con il giudice istruttore Vincenzo Tricomi, noi questo fatto dobbiamo provare a spiegarlo razionalmente, non cercare un qualche appiglio per smentire la realtà, come d'abitudine fanno gli stolti e in alcuni casi intellettualmente disonesti mostrologi. E in questo spregio della verità fattuale devo dire che i sardisti, per ovvi motivi, si distinguono particolarmente. L'assassino delle coppie doveva per forza essere uomo del livello massimo, il vertice ristretto di cui al nostro precedente video, ecco a voi il mostro parte 1, della struttura clandestina della quale il colonnello Federico Mannucci Benincasa era anch'egli uomo di vertice. Questa è l'unica spiegazione possibile del pesante intervento degli uomini di Mannucci Benincasa sul corso dell'indagine del cosiddetto mostro dopo Baccagliano. Da questo punto di vista sono del tutto inconsistenti e direi puerili, ma in taluni casi io credo disoneste, le critiche che taluni continuano a farsi sostenendo che un'organizzazione come quella che noi sosteniamo, ma che sono i meri fatti più che noi a sostenere, che intervenne per coprire il mostro nell'estate del 1982, non poteva non sapere che il Mainardi era aspirato senza proferire parola. Questo, no? Mi criticano. Perché, chiedo io, come fa a dirlo questa gente? Che questa organizzazione non poteva non sapere che il Mainardi era aspirato senza proferire parola? I fatti e i noni vacui, come è possibile che di costoro, ci dicono che le comunicazioni, a parte quelle puramente formali e obbligatorie, cioè da prassi, da procedura, tra Silvia Della Monica e Borgognisanti, si interrompono del tutto dopo le dichiarazioni fatte ai giornalisti dalla PM il 22 giugno. In che modo, secondo questi, sia il mostro che gli uomini di Mannucci Benincasa potevano essere certi che il Mainardi non avesse detto una parola, in particolare durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Empoli? Hanno provato a farselo dire dall'Allegranti, infatti.
se questo fosse avvenuto o meno, ma come sappiamo senza ricavare un ragno dal buco. Essere un'organizzazione che in quegli anni era certamente potente, mica voleva dire essere dotati di poteri magici o di capacità medianiche o telepatiche. Veramente questo misero mondo della mostrologia è popolato da gente rozza, amiche ed amici. Come si fa a sollevare dubbi di questo genere, no? Noi invece, semplicemente, mettendo insieme fatti e utilizzando la logica, cioè costruendo il sillogismo che ancora una volta stiamo qui illustrando, noi giungiamo a questa conclusione fondamentale. Il mestiere, non da mostro, del mostro. Che è un po' una rivoluzione copernicana del modo di guardare l'intera vicenda del mostro di Firenze, e che è ciò che ci consente di togliere la maschera a questo mostro di Firenze, cosiddetto mostro di Firenze. Tuttavia, guardando alla vicenda del mostro, in particolare agli oscuri e di più difficile interpretabilità casi comunemente considerati dalla platea di appassionati quali casi iniziali della vicenda del mostro di Firenze, e cioè i duplici omicidi del 68 e del 74, casi questi due che però presentano numerosi e importanti punti di diversità rispetto alla serie omicidia degli anni 80, quest'ultima senz'altro omogenea invece quanto non solo a vittimologia ma anche a rapporto assassino-vittima, anche a dinamica omicidiaria e protocollo, che negli anni 80 fu comprensivo di asportazione di certe parti anatomiche del cadavere della vittima femminile, quando si poteva farlo, ovviamente, e che sia nel 68 che nel 74 invece non è avvenuto, non è stato seguito questo protocollo, quando invece si poteva benissimo eseguire. Guardando a questi primi due casi, dicevo, emergono talune evidenze, o meglio incongruenze. Due incongruenze derivanti dall'aver noi profilato il cosiddetto mostro quale agente del livello di vertice di un'importante e operativa unità territoriale di guerra non convenzionale. Ok? In particolare, prima incongruenza, l'assassino delle coppie o uno, il membro importante, noi crediamo il più importante, facente parte del sodalizio banda del mostro, uno quindi con il profilo tecnico professionale che noi abbiamo tracciato per l'entità mostro di Firenze, sulla base di ciò che gli uomini di Mannucci meno in casa hanno fatto per parare le terga di questo mostro nell'estate del 1982. Un uomo così, un uomo cioè del livello di assoluto vertice di un nucleo territoriale di guerra non ortodossa, operativo e molto importante, quale sappiamo bene che fu quello di Toscana e Centro Italia. Un soggetto quindi con un profilo sideralmente distante da quello di un compagno di merende o di un sardo del gruppo Vincimele, bene, noi a Castelletti di Signa, uno così, non lo troviamo. Nel 68 siamo in effetti in una fase storica antecedente di circa 3 anni l'arrivo in zona operazioni di coloro che saranno i capi di questa cellula territoriale clandestina Stay Behind, no? Quella di Toscana e Centro Italia. Cioè che ne formeranno il cosiddetto vertice ristretto, il vertice all'interno del quale i fatti dell'estate del 1982 e in particolare il depistaggio della pista sarda e chi lo attuò ci dicono con certezza che dobbiamo ricercare il vero mostro di Firenze. Questo vertice nel 68 non c'era, però. Eppure questo mostro prima del settembre 74 sceglie un'arma come minimo dello stesso tipo o classe di quella che era stata utilizzata a Castelletti di Signa, se non addirittura l'arma che aveva sparato a Castelletti di Signa nel 68, ma che in questo scenario alternativo doveva aver subito importanti modifiche prima di essere utilizzata per uccidere Gentilcuore e Pettini alla rabatta, poiché altrimenti il da noi invece provato depistaggio del 1982, quindi si parte sempre dal depistaggio 82, vedete il metodo? Sempre da qui bisogna partire. Chi ci critica deve prima confrontarsi con questo, vediamo se lo smonta. Non avrebbe avuto alcun senso di essere messo in piedi, no? Un depistaggio simile, se si fosse, diciamo, sparato sempre con la stessa unica arma, senza modifiche, voglio dire. E sceglie altresì il nostro mostro di utilizzare cartucce di un certo tipo, addirittura dello stesso lotto di quelle utilizzate per sparare all'occio e allo bianco nel 68. Con buona probabilità quindi sceglie di trarre le cartucce che utilizzerà per uccidere
coppie appartate nella campagna fiorentina, dallo stesso stock da cui erano state attinte alcuni anni prima, quelle poi utilizzate per uccidere l'Occello Bianco a Castelletti di Signa, stock che quindi qualcuno doveva avergli fornito. Questa dunque è la prima incongruenza da risolvere. Il vero mostro di Firenze non era a Castelletti di Signa nel 68, ma sceglie armi e munizioni che utilizzerà sempre per i suoi duplici delitti in funzione di ciò con cui si era sparato e ucciso a Castelletti di Signa. E similmente, è questa quindi la prima incongruenza che dobbiamo risolvere. Com'è possibile che abbia scelto, se lui non c'era manco nel 68, in funzione di ciò che era successo, di ciò con cui si era sparato e ucciso nel 68, a Castelletti di Signa? E similmente noi, un personaggio con il profilo adatto per essere agente di vertice di una cellula territoriale di guerra non ortodossa, profilo che invece, lo ribadiamo, è indubitabilmente quello del vero mostro di Firenze. Perché? Perché dimostrato con margine di errore praticamente nullo dal depistaggio della pista SAR del luglio 82, oltre che dalla profilazione per competenze o capacità distintive del cosiddetto mostro. Che però, capito, uno con il profilo così, ok? Con il profilo adatto per essere agente di vertice di una cellula territoriale di guerra non ortodossa, che però potesse avere anche una conoscenza unilaterale pregressa di Stefania Pettini, conoscenza che emerge con forza nel caso delle fontanine di Rabatta del 74, un duplice omicidio che ci dice come probabilmente il mostro, o quantomeno uno dei mostri, fosse un uomo di Vicchio e o che frequentasse con regolarità Vicchio, notevolmente più anziano di Stefania Pettini, e che poteva avere più di un sassolino da togliersi dalla scarpa nei confronti della famiglia Pettini più ancora che di Stefania. Ebbene, noi, uno con il profilo del mostro, ma anche con queste caratteristiche che abbiamo appena detto, non lo troviamo, quantomeno all'interno della variegata armata Brancaleone che popola la vicenda del mostro di Firenze. Per la verità, Pietro Pacciani, che era originario di Vicchio e da quelle parti ha vissuto fino al fattaccio della Tassinaia, avrebbe potuto avere in linea di principio una conoscenza pregressa e unilaterale di Stefania Pettini. E forse questa conoscenza ce l'aveva pure, chissà, anche se motivi di odio che Pacciani potesse nutrire nei confronti di Stefania e o della sua famiglia noi non ne vediamo. Ma certo il profilo di un Pacciani è distante anni luce da quello di un uomo di guerra non ortodossa, un agente di guerra non ortodossa, soggetto addestrato ad essere il più possibile silenzioso, direi taciturno, massimamente riservato e attento a non dare nell'occhio, esperto, in quanto specificamente addestrato alle tecniche della deception e del camuffamento, nell'apparire diverso da ciò che in realtà era e a far sembrare nero ciò che era bianco e viceversa. Un uomo dunque non di spessore culturale e umano infimo, come era il violento ubriacone collerico, millantatore e persino violentatore delle figlie Pietro Pacciani. È evidente che stiamo parlando, nel caso del Pacciani, di un profilo che, a parte l'essere originario di Vicchio, per il resto nulla a che vedere con quello che noi abbiamo tracciato in questo canale per il vero mostro di Firenze. Va da sé, infatti, che per uno come il Pacciani non si sarebbe mai fatto quello che invece noi sappiamo che fu fatto per il mostro di Firenze nel luglio del 1982. Ma neppure ha a che vedere alcunché il profilo di Pacciani con quello di un soggetto idoneo ad essere arruolato nei ranghi ordinari di una rete Stay Behind, e tantomeno in quelli dell'esercito clandestino di guerra non ortodossa che dentro questa rete si nascondeva. Un vigilante aveva senza dubbio questo profilo, non di certo uno come Pacciani. Impossibile che tra Pacciani e il mostro 1 potesse svilupparsi un rapporto stretto di reciproca fiducia e condivisione, no, di certi valori, pure deviati, che è invece il rapporto che si è per forza di cose sviluppato tra il mostro e, come vedremo ora, la sua fidata spalla. Tuttavia Pacciani non era estraneo ai delitti delle coppie avvenute negli anni 80, voglio precisare, ma ciò che è accaduto nell'estate del 1982, pienamente coerente del resto con il profilo che noi abbiamo tracciato sin dall'inizio del nostro percorso di ricerca per il vero mostro, sulla base delle competenze distintive che questo assassino ha dimostrato di possedere negli anni della sua attività, ci dice inequivocabilmente che il mostro di Firenze era un agente di vertice, del vertice ristretto nell'accezione che abbiamo illustrato nel nostro ultimo video, del nucleo Stay Behind di guerra non ortodossa di Toscana e Centro Italia. Ma uno così, che potesse anche avere una conoscenza pregressa di Stefania Pettini o di suoi familiari, che pertanto fosse di Vicchio e o frequentasse con regolarità Vicchio, non c'è,
tra i tanti personaggi che popolano la vicenda del mostro di Firenze. Seconda rilevante incongruenza da spiegare, dunque, che ancora una volta discende direttamente dall'aver noi profilato il mostro di Firenze come uomo di vertice di una cellula territoriale di guerra non ortodossa dell'importanza di quella di Toscana e Centro Italia. Prima di procedere in direzione del vero mostro di Firenze, noi abbiamo dunque ritenuto necessario, vedete il metodo che abbiamo seguito, cercare di trovare una soluzione a queste due, almeno apparentemente serie e di non facile risoluzione, incongruenze, onde evitare di ottenere un quadro troppo parziale, con dei buchi troppo grossi, e che quindi partisse minato nella sua credibilità, e così facendo abbiamo ottenuto a nostro avviso risultati molto interessanti, che ci aiutano fra l'altro anche a mettere meglio a fuoco la figura del vero mostro di Firenze. Il risultato principale che è emerso dalla riflessione che abbiamo condotto per spiegare queste due grosse incongruenze, che discendono dall'aver noi individuato nel vero mostro di Firenze un agente del vertice ristretto, per questo concetto vedere ultimo nostro video, ecco a voi il mostro parte 1, del locale nucleo di Psycho War, in forza dell'esercizio di profilazione per capacità o competenze distintive dell'entità assassina mostro e soprattutto del depistaggio e dei depistatori del 1982. Depistaggio via manipolazione del fascicolo mele e conseguente individuazione dei depistatori, che sono non a caso le prime due proposizioni o conclusioni, scusate il treno, alla base della nostra ricostruzione della vicenda mostro di Firenze. Ok? Uno e due. Da lì partiamo e poi sviluppiamo l'indagine. Questo risultato principale, dicevo, qual è? È la presenza a fianco di questo mostro, agente di vertice della locale cellula Stay Behind, livello guerra non convenzionale, di almeno un'altra persona. Una, max due persone, difficile pensare a più di due persone. La presenza cioè di qualcuno che è arruolato nella prima ora nel nucleo Stay Behind di guerra non ortodossa toscana è diventato per una qualche ragione che andremo a vedere di massima fiducia del vero mostro quando, ragionevolmente tra il 1971, l'anno in cui gli uomini del vertice ristretto della cellula clandestina Stay Behind di guerra non convenzionale, basata tra Firenze e Tirrenia di Pisa, giungono in zona operazione. Prima non c'era il vertice ristretto, è dal 71 che c'è. E il settembre del 74, la data che, come sappiamo, segna l'esordio del mostro di Firenze. Un esordio immediatamente successivo all'altro esordio della locale cellula di guerra non ortodossa. Ed essendo stato quindi questo secondo soggetto in questo periodo messo a parte da chi? Dal vero mostro, evidentemente, dal mostro 1, dei deviati progetti assassini di quest'ultimo, costui ha messo a sua volta il mostro 1 a conoscenza dei fatti di Castelletti di Signo, essendo uno che probabilmente, più che probabilmente, c'era stato con qualche ruolo attivo a Castelletti di Signa la notte tra il 20 e il 21 agosto del 68 e che quindi poté fornire al vero mostro di Firenze la disponibilità di armamento utilizzato per l'aggressione del 68. Ecco qui spiegato il tanto dibattuto passaggio che noi definiamo passaggio di armamento più che dell'arma soltanto e che inoltre sempre costui appartenente al locale nucleo territoriale di guerra non ortodossa, oppure una seconda persona, un'altra persona ancora, ma sempre interna a questa unità Stay Behind clandestina, per suoi motivi attinenti alla sua conoscenza pregressa e unilaterale della sventurata giovane, ha segnalato al mostro, con ogni mostro 1, con ogni probabilità nel 74, Stefania Pettini, che certo il vero mostro, agente di vertice della locale cellula Stay Behind, non poteva conoscere per tutto ciò che abbiamo prima detto, anche a proposito del duplice omicidio del 74. Quindi, o lo stesso informatore di Signa, se stiamo parlando di una persona sola, ovvero una ulteriore persona diversa dall'informatore di Signa, quindi staremo parlando di due appartenenti al nucleo di guerra non ortodossa toscano, diversi e quindi ragionevolmente subordinati, diversi dal vero mostro di Firenze e subordinati al vero mostro di Firenze, perché il vero mostro di Firenze era parte del vertice di questa cellula clandestina Stay Behind di guerra non ortodossa, no? Uno dei quali
il segnalatore di Stefania Pettini era di Vicchio e frequentava regolarmente Vicchio. Questo dunque, la presenza di qualcuno, una o due persone diverse dal mostro, ripeto, una delle quali assigna con qualche ruolo c'era stata e una delle quali aveva una conoscenza pregressa e unilaterale di Stefania Pettini, essendo originaria di Vicchio, ovvero un'unica persona che era stata assigna e che aveva una conoscenza unilaterale pregressa di Stefania Pettini, essendo originario e o frequentando Vicchio. Questo è il risultato fondamentale, questa presenza di queste due o una sola persona. Questo, oltre il mostro, il vero mostro, il mostro uno, questo è il risultato fondamentale che emerge dal ragionamento che abbiamo fatto per cercare di risolvere le due apparenti gravi incongruenze che abbiamo prima descritto. Quindi abbiamo proceduto con metodo di indagine, a differenza dei belanti mostrologi. Ebbene, c'è una persona, una sola persona tra i tanti personaggi direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze, il cui profilo combacia perfettamente con il profilo del soggetto che abbiamo denominato mostro 2, per distinguerlo dal vero mostro di Firenze o mostro 1, cioè che ha il profilo perfetto per essere stato. Seguitemi. La spalla o aiutante di campo del mostro 1 nel nucleo di guerra non ortodossa toscano, e quindi la spalla o aiutante di campo del mostro 1 anche nell'attività di quest'ultimo di assassino di coppie. Rinvio qui ai miei video precedenti e in particolare al recente video, anche non è il precedente, ma anche se è recente, anche la spalla del mostro ha ucciso chi, dove e quando. C'è una sola persona nel complesso quadro della vicenda del mostro di Firenze che aveva sorprendentemente tutte, ma proprio tutte le caratteristiche giuste, comprese certe esperienze belliche e persino talune deviazioni di natura sessuale, ove si tenga conto che questo soggetto fu denunciato in gioventù per atti illeciti di natura sessuale perpetrati a Firenze in bagni pubblici maschili e pederastia evidentemente molesta, tanto da ricevere provvedimento di allontanamento dalla città di Firenze, cartellino rosso, per essere il soggetto che tra il 71 e il 74, tra il 71 e il 74, diventò uomo di assoluta fiducia, ma direi intimo del vero mostro di Firenze, e che pertanto in questo periodo fu messo a parte dal suo capo mostro del progetto di uccidere coppie di amanti appartate, dalle quali certe zone attorno a Firenze erano frequentatissime prima dell'avvento del mostro. Vi parla uno anche per testimonianza diretta, ma che aveva anche tutte le caratteristiche giuste, questo singolo individuo, per essere un arruolato della prima ora, quindi all'inizio del decennio 60 del Novecento, nel nucleo di guerra non ortodossa toscano, e per essere considerato un uomo capace e di fiducia anche dagli ambienti di criminalità organizzata di origine sarda del Pratese. E dunque per aver agito alcuni anni dopo il suo reclutamento in qualità di sicario a Castelletti di Signa, lungo l'argine del torrente Vingone, nell'agosto del 68, ben prima dunque dell'arrivo in zona del vero mostro, e che aveva anche tutte le caratteristiche giuste per essere stato colui che segnalò al suo capo mostro nel locale nucleo di guerra non ortodossa, verosimilmente nel 1974, la sventurata Stefania Pettini. Questa persona è l'indagato nel 2017, ma già incluso nella lista SAM sin dal 1985 almeno, ex legionario Giampiero Vigilanti. Abbiamo infatti mostrato come l'ex legionario e decisamente fascista Vigilanti fu un arruolato della prima ora intorno al 1963 nella locale cellula clandestina Stay Behind, e lo fu con alta probabilità essendo stato attenzionato e infine contattato dal recruiter, ruolo non alla luce del sole, dell'amico, all'epoca in cui stiamo parlando già operativo nell'attività di ricerca e selezione dei profili più adatti ad essere portati a bordo del progetto di guerra non ortodossa. Ricordiamoci sempre della testimonianza di Vincenzo Fenili. Per essere pronti ad avviare il quale progetto, nel momento in cui fosse arrivata la green light dal competente centro di comando sovranazionale, ci si stava organizzando per tempo, in largo anticipo, come da manuale CIA del resto. Vigilanti nel 63 va infatti a stare nel Pratese,
la zona dei campi paramilitari clandestini e degli attentati alla linea ferroviaria Firenze-Bologna, ai quali attentati, secondo Claudio Maruscelli De Biasi, Marco Affaticato e Stefano Delle Chiaie, gli ultimi due testimoni di un certo profilo e di un certo peso, aveva partecipato un ex legionario, col lavoro assai poco coerente, e il vigilante va in questa zona, col lavoro assai poco coerente, diciamo così, con i suoi trascorsi. Inizialmente, tra il 1963 e il 1966-67, il vigilante lo troviamo a Vaiano, dove conosce in quanto suo vicino di casa niente meno che Salvatore Vinci. Poi se ne va a stare a Prato Città, la capitale dell'anonima sarda, attiva nella provincia di Firenze, e dove in effetti frequenta ambienti di anonima sarda. È noto che il vigilante frequentasse abitualmente il cosiddetto bar dei sardi, in pieno centro a Prato. Ed è il Maruscelli De Biasi a dirci che lui, il vigilante, l'aveva conosciuto nei campi paramilitari della Calvana, in particolare, appunto, e della zona, in particolare della Calvana, l'area appenninica dove si trova, appunto, il comune di Vaiano. E l'aveva conosciuto in qualità di addestratore, ulteriormente riducendo, per non dire azzerando, le probabilità che il legionario di cui hanno parlato Affaticato e delle Chiaie non fosse il vigilante. E il vigilante era di Vicchio e frequentava abitualmente Vicchio, dove viveva l'anziana madre, a un tiro di schioppo dalla casa dove vivevano i Pettini, nella casa della quale madre, nella perquisizione del 1985, furono ritrovati fogli di giornali ben conservati risalenti al 1974, che parlavano del duplice omicidio Gentilcore Pettini. E se il vigilante aveva il cuore che batteva per il fascismo e proveniva da famiglia fascista, Stefania era comunista e soprattutto proveniva da famiglia comunista, con padre che era stato noto partigiano rosso della zona. Perché oltre a rincorrere, perché, questo è il mio appello, oltre a rincorrere fantomatiche tracce di DNA del mostro, il tormentone di quest'estate 2024, da confrontare poi con i profili di quanti più possibili soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze, aggiungo io, cosa che però purtroppo in procura non sembra siano molto intenzionati a fare, perché oltre a questo non si indaga anche sui fatti avvenuti in zona all'epoca della guerra partigiana, che fu durissima e crudele guerra civile, e in particolare su eventuali episodi che possono aver visto coinvolti familiari o sodali della famiglia Pettini contro familiari o sodali della famiglia Vigilanti, con certezza famiglie militanti su fronti opposti e irriducibilmente nemiche in quegli anni di violenza e sanguinose rappresaglie. Nelle more di eventuali e purtroppo assai poco probabili sviluppi delle indagini, noi abbiamo utilizzato, né altro è possibile fare allo stato delle cose, la tecnica del profile matching per individuare la spalla del vero mostro, la cui presenza e ruolo potenzialmente risolvono tutte le incongruenze che abbiamo prima descritto e che derivano dall'aver noi profilato il mostro 1 quale uomo di vertice del locale nucleo di guerra non ortodosso. Il matching di profilo, del resto, è un indizio molto importante in una qualsiasi indagine giudiziaria. Tuttavia esso non costituisce una prova definitiva in sede giudiziale. Ricordiamo ai nostri detrattori che continuano a belare che noi non portiamo prove, che noi ne siamo ben consci di questo e lo abbiamo sempre detto. Ma a parte che i processi del mostro sono sempre stati di natura indiziaria, quali prove schiaccianti sono state portate da chi che sia? A meno di credere alla tratti farneticante, nonché smentito dai fatti, racconto di Lotti e, del tutto fuorché indipendente oligofrenico, Pucci. Certamente in una ricostruzione storica, quando si è in presenza di un matching così schiacciante, così, diciamo, così combaciante, così preciso, questo si avvicina molto al concetto di prova in una ricostruzione storica. Per questo motivo noi da ricercatori storici abbiamo affermato e affermiamo con relativa certezza, con serenità, che la spalla fedele del mostro di Firenze, in praticamente tutte le sue attività, varie attività omicide, sia quelle effettuate nel quadro di una strategia di guerra non ortodossa, sia quelle perpetrate su iniziativa personale, fu Giampiero Vigilanti. E affermiamo altresì che anche Giampiero Vigilanti ha ucciso nelle aggressioni a coppie appartate avvenute nella campagna fiorentina tra il 68 e l'85.
E noi nel nostro video, anche la spalla del mostro ha ucciso chi, dove e quando, abbiamo detto non solo chi, dove e quando la spalla del mostro vigilante ha ucciso, ma anche in quali circostanze e in quali contesti. Da tutto ciò discende la conclusione, no, del sillogismo, quindi la terza conclusiva. L'ordine è importante, mi raccomando, perché l'ordine segna la strada che occorre fare per arrivare al mostro di Firenze. La terza e ultima proposizione o conclusione a cui noi giungiamo: il mostro non era solo, siamo giunti fino a questo momento, il mostro non era solo nelle scene dei suoi duplici delitti, aveva una sua affidatissima spalla nel locale nucleo di guerra non ortodossa innanzitutto, ma una spalla che per sue deviate affinità, oltre che incondizionata fedeltà al suo potente capo, ma meglio dire intoccabile capo, in quanto uomo sotto copertura totale, specie in determinati periodi, quelli in cui la cellula di cui egli era a livello di vertice massimo non era in sonno, abbiamo detto più volte, ma che disgraziatamente per la gente che abitava nella zona di insediamento della cellula Stay Behind territoriale e di guerra non ortodossa in Toscana, era anche un serial killer. Si sono cioè materializzati a Firenze e dintorni i rischi che il centro alti studi militari, il CASM, paventava. Sin dal 1963, alla fine si sono materializzati. Per tutte queste ragioni, questa spalla della gente, che i officer di guerra non ortodossa o il mostro 1, lo fu anche spalla nell'attività del mostro 1 di assassino di coppia. Quindi per tutte queste ragioni, questa spalla della gente che soffre di guerra non ortodossa mostro 1 lo fu anche nell'attività di quest'ultimo di assassino di coppia. Una spalla il cui profilo, in termini di trascorsi di vita ed esperienza in certi contesti bellici, conoscenze, frequentazioni, inclinazioni politiche e anche possibili deviazioni a sfondo sessuale, coincide in toto con quello del vigilante. Coincide perfettamente con quello del vigilante. Non è una prova giudiziale, ma coincide perfettamente con quello del vigilante. In una ricostruzione storica questa si chiama prova, ragazzi, amiche ed amici. Bene. Come abbiamo più volte dimostrato nella nostra serie e fra l'altro nel video più recente, anche la spalla del mostro ha ucciso chi, dove e quando. Il vigilante e il suo capo, nonché vero mostro di Firenze, furono sempre presenti sulle scene del crimine del cosiddetto mostro tra il 1974 e il 1985, ma con presenza attiva nell'azione omicida di uno solo dei due, quello che aggrediva la coppia con l'arma da fuoco. Io dico il vero mostro di Firenze, il capo di vigilanti. Fatta eccezione per due soli casi, tra 1974 e 1985. La Rabatta, 74, e Scopeti, 85. Nei quali casi sono invece riscontrabili tracce della presenza attiva anche della spalla del mostro di Firenze, secondo noi vigilanti. In entrambi questi due casi, armato di arma da taglio, cioè il coltello. Attenzione, il coltello che non necessariamente era lui che doveva fare il protocollo, anzi, questo poi lo vedremo. Il coltello nell'azione omicidiaria, ok? Solo nel duplice omicidio di Signa del 68 un solo individuo fu presente sulla scena del crimine. E costui, come abbiamo dimostrato nel nostro precedente video, fu il soggetto che di lì a qualche anno, tra il 71 e il 74, abbiamo detto, diventerà la spalla in tutto e per tutto del vero mostro di Firenze. Fu vigilanti a uccidere l'Occello Bianco lungo l'argine del Vingone la notte tra il 20 e il 21 agosto del 68. Vigilanti che nell'occasione agì in veste di sicario, sicuramente non conosciuto dal Mele, ma neppure da coloro che il Mele con ogni probabilità avrebbe cercato di tirare in ballo. Tra questi, nel 68, forse qualcosa di più poteva sapere riguardo il sicario designato per eseguire il lavoretto che si doveva fare con l'Occello Bianco e Salvatore Vinci, il vicino di casa del vigilante, negli anni in cui quest'ultimo visse a Vagnano, come ebbe a dire lo stesso vigilante del resto. Individuata tramite
tecnica di profile matching, la spalla del vero mostro, nonché assassino di 4 dei 16 ammazzati in coppia, quindi in 8 aggressioni, mentre costoro erano appartati in auto e in un caso in una tenda da campeggio, e quindi in conseguenza definitivamente confermata la natura plurima dell'entità mostro, nell'accezione di più di una persona penalmente perseguibile per le uccisioni delle giovani coppie. La domanda d'obbligo che ci siamo posti è stata, ovviamente, ma allora chi è il vero mostro di Firenze? Colui che era il vertice assassino e non mandante del sodalizio mostro di Firenze? Chi era il soggetto per parare le preziose terga del quale addirittura gli uomini di Manucci Benincasa sono dovuti intervenire nel luglio del 1982, dopo la pasticciatissima aggressione di Baccagliano? Chi poteva essere il capo dei vigilanti nel nucleo di guerra non ortodossa toscano, al quale il furbastro opportunista Vigilanti è stato fedele sino al punto da servirlo anche nella sua attività parallela di assassino di coppia di questo soggetto indubbiamente psicopatico, deviato, narcisista, patologico, ma anche estremamente preparato, acuto, notevolmente intelligente? Ebbene, fatti oggettivi e testimonianze individuano questo soggetto con buona e direi anzi ottima precisione. Infatti, premesso che siamo in presenza di un soggetto che possedeva capacità assolutamente fuori dalla norma in termini di conoscenza dell'ambiente e delle tecniche di indagine del suo tempo, tanto da non lasciare tracce utili all'indagine scientifica nonostante la violenza e il tempo prolungato di permanenza nelle scene delle sue aggressioni, che ha utilizzato per confondere le acque di chi gli dava la caccia facendo staging delle sue scene del crimine e persino depistando attivamente le indagini che lo riguardavano. Ha utilizzato quindi queste conoscenze delle tecniche di indagine per depistare un soggetto che possedeva appunto capacità assolutamente fuori dalla norma in termini di essere informato, quindi capacità di intelligence, non solo sulla presenza del suo bersaglio unico, la coppia appartata, che divenne sempre più raro questo bersaglio, fino ad essere quasi introvabile, quantomeno le coppie locali con luogo di appartamento abituale. Queste divennero praticamente introvabili a far tempo dall'ottobre 1981, ma anche forse e soprattutto sui movimenti e i piani anche riservati delle forze dell'ordine che chiedevano la caccia. Vedasi come ha eluso i controlli rafforzati e i piani riservati messi a punto in particolare dal dottor Sandro Federico dopo il duplice delitto della Boschetta. Questo l'aveva intuito già il compianto avvocato Filastò. Vedasi la stessa decisione di attaccare il luogo così scoperto come la via di Virginia Nuova nei pressi dell'abitato di Baccagliano senza alcuna tema di finire intercettato da una pattuglia dalla quale non avrebbe potuto assolutamente difendersi visto il suo armamento, no? Di essere in grado di selezionare, reclutare e quindi servirsi per i propri scopi di soggetti terzi con caratteristiche adatte, di cui la natura plurima dell'entità mostro, no? Ed è emblematico da questo punto di vista il caso dei compagni di merenda, facendo in modo che questi soggetti non potessero poi sputtanarlo e anzi che se costoro avessero cercato di dire qualcosa agli inquirenti che eventualmente li avessero messi sotto pressione in quanto sospetti mostri, essi non avrebbero fatto altro che aggravare la loro posizione, di fatto confermando la giustezza dei sospetti dei magistrati incaricati del caso. Questo è il risultato di un'applicazione magistrale della difficile tecnica della compartimentazione. Bene, premesso tutto questo, sappiamo anche con certezza che questo mostro era qualcuno per coprire il quale, circostanza decisiva e prova definitiva del mestiere non da mostro del mostro, uomini chiave della cellula Stay Behind di guerra non ortodossa di Toscana e Centro Italia intervennero nel luglio del 1982 per deviare pesantemente il corso delle indagini sull'assassino delle coppie, giocando una partita sul filo del rasoio contro la procura. Ci viene a volte contestato, sempre da qualche scribacchino di Facebook, che non è credibile che la struttura territoriale di guerra non ortodossa di Toscana e Centro Italia, la struttura a doppia piramide che faceva capo a Camp Darby e che ho descritto anche avvalendo di una rappresentazione grafica nell'ultimo mio video, evidentemente qualcuno a livello del vertice ristretto di questa unità territoriale di guerra non convenzionale, o anche qualcuno che stava ancora più in alto, quindi come minimo fuori dai confini giurisdizionali, se non anche dai confini geografici d'Italia, sapesse di Mostro 1, sapesse cioè che questo agente era un pericoloso serial killer
e non abbia fatto niente per fermarlo. Questo mi contestano dicendo che questo è irrealistico. Beh, che in effetti a questi livelli si sapesse di mostro uno è praticamente certo. Questo sì, visto che ci si era preparati a gestire eventuali situazioni di emergenza sin dall'inizio quasi della serie omicida di questo assassino seriale, cioè dal 1974 o non molto tempo dopo, come si evince dalla probabile esecuzione in due tempi della manipolazione del fascicolo processuale del caso Melesigna. Prima, nel 74 o non molto tempo dopo, sono stati fatti sparire i reperti esaminati da Zuntini nel 68, almeno che almeno sino all'emanazione della sentenza definitiva a carico del Mele, senza dubbio erano rimasti inatti. Poi, anni dopo, al momento del bisogno, dopo i fatti di Baccagliano, evidentemente sono stati rimessi nel fascicolo Mele i proiettili o palle che aveva esaminato Zuntini nel 68, e Bossoli invece esplosi dall'arma che in quel momento, nel 1982, stava uccidendo coppie appartate nella campagna fiorentina, facendo nell'occasione sparire l'eventuale documentazione o filiera della conservazione del corpo del reato da cui poter risalire ai movimenti e agli interventi subiti nel tempo da questo corpo di reato, così come io credo anche eventuali rilievi fotografici che fossero stati fatti prima del luglio 82. Chiaro che questo presupponeva conoscenza da parte di uomini con i necessari poteri e che quindi in posizioni chiave nelle gerarchie alla luce del sole, delle scelte e delle azioni dell'assassino seriale chiamato mostro. E quindi è chiaro che questi uomini, evidentemente di alto livello, non fecero nulla per fermare la mano assassina del cosiddetto mostro di Firenze. Anzi, la coprirono. Ma a prescindere dal fatto che l'attività omicida, quella degli anni Ottanta in particolare, di questo agente mostro, assassino seriale di coppie appartate, potrebbe anche essere stata utile per una qualche ragione agli scopi di questa organizzazione, che in quegli anni, seguitemi, non agiva più nel quadro della strategia atlantica di stabilizzazione del paese via destabilizzazione e terrore, cosiddetta strategia della tensione, di certe aree sensibili del cosiddetto fronte interno. Analizzeremo l'aspetto movente delle uccisioni di coppia in video dedicati, una volta levata la maschera al mostro, cosa che stiamo facendo in questi video, e dopo aver completato la struttura portante, quantomeno, dell'organigramma della banda che l'agente mostro ha saputo costruire attorno a sé e alla sua fida spalla, il nucleo storico del sodalizio mostro, allo scopo di mettersi in condizione di poter operare, cioè uccidere, in condizioni di massima sicurezza. Ma ora non è ancora venuto il momento di analizzare i veri moventi del mostro, quindi mi fermo qui. Sottolineando però che ciò che il tipico appassionato, quello che ama definirsi o autodefinirsi mostrologo, proprio non riesce a comprendere per la sua totale misconoscenza dei meccanismi e delle dinamiche all'interno di una cellula clandestina di guerra non convenzionale e dei suoi centri di comando extraterritoriali, realtà totalmente sconosciute per il tipico mostrologo, in quanto da questi mai studiate, è che non ci sarebbe affatto da stupirsi se della vita di alcune giovani coppie chi doveva portare avanti certe strategie non gliene poteva fregare di meno, come con un'espressione colorita ma efficace si dice a Roma. In particolare non gliene poteva fregare di meno rispetto agli obiettivi e alle istanze della guerra non ortodossa e delle strutture di guerra non ortodossa. Fu una banale questione di priorità. Infatti, un agente atlantico capace di organizzare, condurre, coprire determinate anche clamorose azioni, si pensa ai grandi attentati che hanno insanguinato la storia d'Italia di quegli anni, non era facilmente sostituibile e in taluni casi non era sostituibile affatto. E credete fosse facile? Non è un caso, come vi abbiamo più volte detto in questo canale, cari amiche ed amici, che guardando al caso dell'Italia, la strategia di guerra non ortodossa fu portata avanti in due zone del paese, nell'asse Milano-Brescia, da parte del nucleo territoriale di guerra non ortodossa Veneto, e lungo la linea ferroviaria strategica Firenze-Bologna, da parte del nucleo territoriale di guerra non ortodossa Toscana. Non parallelamente, ma in successione, come in una corsa a staffetta, tra il 69 e il 74. La frazione del nucleo veneto.
tra il 74 e il 1985 la frazione del nucleo toscano. E che personaggi chiave, emblematico il caso di Federico Manucci Benincasa, ma non solo Federico Manucci Benincasa, li troviamo sia in prima che in seconda frazione, sempre gli stessi, perché non erano tanti, anzi si contavano sulla dita di una mano coloro che erano veramente in grado di condurre una simile strategia, così difficile e piena di rischi, rimanendo uccelli di bosco, consegnando agli inquirenti al più livelli di compartimentazione bassi, abbiamo visto anche con rappresentazione grafica nel nostro ultimo video. Il nostro mostro 1, il vero mostro di Firenze, lo sapeva fare questo mestiere, non certo per tutti, ma per pochi selezionati e iperaddestrati individui, e quindi prima di toglierlo dalla circolazione si dovevano valutare non una ma 100 condizioni. Era l'ultima razio quella di toglierlo dalla zona di operazioni, perché toglierlo di lì avrebbe significato quasi certamente dover fermare l'attività del nucleo di guerra nordrossa di cui mostro 1 era a capo. E in quegli anni questo nucleo era attivo, non era in sonno. Negli anni del mostro, questo nucleo di guerra non convenzionale di cui questo mostro 1 era a capo, era naturalmente il nucleo basato in Toscana, tra Firenze e Tirrenia di Pisa, che in quegli anni, quindi parliamo tra il 74 e l'85, fu anche il nucleo di guerra non ortodossa più importante e operativo tra quelli dispiegati sul territorio del nostro paese. Questa è la storia che ce lo dice. Tu non hai prove, porti solo tue teorie, ma questi sono degli imbecilli, ma come si fa? È da mesi che sto dicendo queste cose, portando fatti specifici, portando storia, pezzi di storia. Veramente credetemi che da amici che condurre azioni belliche di guerra non ortodossa quali quelle che hanno segnato la storia recente del nostro paese e restare sempre impuniti, salvo consegnare la giustizia a pesci piccoli compartimentati, sia un mestiere per tutti. In questo senso il nostro mostro 1 era insostituibile e andava coperto fin tanto che la sua cellula era attiva. E infatti il mostro quando colpisce, sempre e solo il mostro di Firenze, quando la cellula di Toscana e Centro Italia, cellula Stevian di guerra non ortodossa, non era in condizioni di sonno. Non in altri periodi. Quando questa cellula non fu in condizioni di sonno, il mostro è entrato in cooling off. Guarda caso. E del resto, è lo stesso Amicone ad aver scritto nel magazine Tempi, se non vado errato, che il Bevilacqua ebbe a dirgli, in questa sua intervista con lui, che peraltro non ha registrato, che altri del suo ambiente, un ambiente militare evidentemente, sapevano che lui era un serial killer per professione e l'hanno coperto. L'ha detto lo stesso Bevilacqua ad Amicone. Stiamo dunque esattamente tracciando il profilo di un agente di vertice, del vertice ristretto, di un nucleo territoriale di guerra non convenzionale operativo. Ora noi sappiamo da testimonianze e atti di indagine, l'abbiamo mostrato nel nostro precedente video, servendoci anche di una rappresentazione grafica, che questo vertice ristretto era costituito da soggetti italiani e non italiani. Questi ultimi definiti anche agenti atlantici, così chiamati anche perché tenevano il collegamento tra cellule territoriali operativamente rette da soggetti, cosiddetti quadri intermedi, che di norma avevano la nazionalità del paese dove si operava, il paese target della strategia di guerra non ortodossa e i corrispondenti centri di comando extraterritoriali, ma in particolare oltreoceano, per ovvi e comprensibili motivi. E sappiamo che spesso questi agenti atlantici erano americani. Ebbene, un testimone molto importante, perché certamente coinvolto negli omicidi delle coppie, cioè l'unico condannato all'ergastolo per 4 duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze, Mario Vanni, ci dice proprio questo, e cioè che la nazionalità del mostro era americana. E questo non è un qualcosa che possa essere stato puramente inventato da Vanni, amiche ed amici. Questi mostrologi non si rendono conto che stanno mettendosi delle fette di prosciutto pesanti chili sugli orecchi. Vanni sapeva, aveva sentito dire nel suo ambiente, più probabilmente, io dico più probabilmente da Lotti, che il vero mostro di Firenze era americano.
Ed emerge quale circostanza difficile da obiettare dallo studio delle location dei duplici omicidi del mostro e in particolare di quelli perpetrati ai danni di coppie di turisti stranieri di passaggio, le cosiddette occasioni da cogliere al volo e che furono colte al volo, che questo mostro o qualcuno della banda del mostro doveva coprire pressoché quotidianamente, magari perché doveva transitarci per via della sua ordinaria attività, un certo breve tratto della via degli Scopeti. Quello che dalla Cassia sale su fino alla piazzola degli Scopeti in cui furono uccisi dal mostro i due francesi. Perché non solo i francesi si sono fermati in quel tratto di strada dove poi, come sappiamo, furono uccisi, ma anche i due ragazzi tedeschi, anch'essi uccisi dal mostro, si erano fermati lungo il medesimo tratto di strada. Due anni prima, e in quel luogo avevano probabilmente deciso di trascorrere le loro notti fiorentine se non li avesse cacciati un metronotte, tale Gian Piero Salvadori, che poi ha testimoniato rendendo nota questa cruciale circostanza. Ebbene, questo tratto di strada è prospiciente, sicuramente nella sua parte iniziale, all'area in uso al Florence American Cemetery and Memorial di Falciani. Siamo in effetti nel cuore del distretto privilegiato del mostro di Firenze. E allora la domanda che consegue, che sorge del tutto spontanea, è: chi, americano, con legami robusti con Camp Derby, essendo un agente atlantico del nucleo territoriale di guerra nordrossa toscana, cosa del resto provata al di là di ogni ragionevole dubbio dal depistaggio e dai depistatori del 1982? Chi con queste caratteristiche viveva in zona San Casciano? E in particolare dalle parti di quel tratto della via degli Scopeti. Chiunque che non sia un cosiddetto, autodefinito peraltro, mostrologo, quindi un ritardato incapace di vedere un metro al di là delle sue stantie e ridicole credenze, non può che prendere atto che un'analisi che parta dalla considerazione oggettiva, come abbiamo dimostrato ora, nonché provata al di là di ogni ragionevole dubbio da plurime indiscutibili circostanze, su tutta la semplice e incontrovertibile evidenza dei segni sul fondello dei bossoli esplosi repertati a Castelletti di Signa, che sono diversi da quelli che l'arma del mostro imprimeva sul fondello dei bossoli esplosi, che i bossoli ritrovati nel 1982 nel fascicolo del processo Mele non erano quelli esaminati da Zuntini nel 68. E quindi non provenivano dalla scena crimine di Castelletti di Signa, ma in quel fascicolo c'erano stati messi a bella posta per poi far ritrovare quel fascicolo dal giudice Tricomi. Possono ritenere fantasioso questo scenario solo gli imbecilli, e il peggio che imbecilli sardisti, peggio di imbecilli perché loro lo fanno solo perché gli manda a palline la loro teoria, del resto strasmentita dai fatti. Un'analisi di questo tipo, che tenga poi conto di tutta una serie di evidenze fattuali, ripeto, fattuali, e di testimonianze non ignorabili, a meno di peccare di disonestà intellettuale, conduce inevitabilmente all'identificazione, quale probabile mostro 1, cioè quale vero mostro di Firenze, di un soggetto cittadino americano, appartenente o ex appartenente a corpo militare con funzione investigativa, con legami robusti con il mondo dei servizi di intelligence, in particolare con la base militare USA di Camp Derby, cioè di un uomo col profilo giusto per essere al vertice di una formazione clandestina di guerra non ortodossa. Questo era infatti il profilo tecnico professionale di Mostro 1, e quindi per aver goduto delle coperture di cui potevano godere solo soggetti di questo tipo, e che noi abbiamo visto attivarsi dopo la rocambolesca aggressione di Baccagliano. Un soggetto che con ogni probabilità era nato nella prima metà degli anni 30 del Novecento e che viveva dalle parti di San Casciano. Sono talmente pochi, per non dire solo uno, i nomi che possono corrispondere a questo profilo, che noi abbiamo già fatto nei nostri precedenti video il nome di questo soggetto. Joseph o Giuseppe Bevilacqua. Aveva una doppia identità, Giuseppe Bevilacqua e Joseph Bevilacqua, con due codici fiscali diversi, e questo è un dato tutt'altro che rilevante per capire chi veramente era Bevilacqua, al di là del suo incarico alla Luce del Sole, chiaramente di copertura, di addetto al cimitero militare americano di Falciani. Incarico che certi cretini o disonesti scrittori di cazzate su Facebook vorrebbero farci credere che sia credibile fosse stato dato a un 38enne con il curriculum e il know-how di Bevilacqua. Tuttavia abbiamo
noi siamo sin qui giunti a profilare il vero mostro di Firenze. Come già abbiamo fatto per il vero mostro 2 Vigilanti, dopo aver eseguito l'esercizio di profilazione sempre sulla base di fatti oggettivi, anziché di solo supposte psicopatologie, come vorrebbero che facessimo i bravi scolaretti alla Walter Chiesa o alla Matteo Vinattieri, sempre col manuale del giovane criminologo sotto braccio. Fatti apposta per essere presi per il culo dal mostro, anche da morto, perché il mostro con i criminologi ci è sempre andato a nozze. Sapendo, faceva parte dell'addestramento di un agente case officer di guerra non ortodossa, i fondamenti della scienza criminologica. Dopo aver trovato mostro 1 e aver individuato chi, con pochi ma meglio dire nessun dubbio, chi era il soggetto con profilo di gran lunga più combaciante con questo profilo da noi tracciato per il mostro 1, dobbiamo trovare ora fatti o testimonianze specifici che possono confermare il nominativo da noi individuato. Ebbene, noi questi fatti specifici, nel caso di Bevilacqua, ce li abbiamo, cioè ci sono, e li vedremo nel video che ora è in preparazione. In questo prossimo video citeremo anche il contributo di Francesco Amicone, riguardo al quale devo però sottolineare due cose. Francesco Amicone arriva al medesimo colpevole principale, per lui colpevole unico, di 7 duplici omicidi, signe episodio del mostro. Anche per Amicone è un depistaggio, anche se lui, a differenza mia, non avverte bisogno di spiegarne il legame con i duplici delitti del mostro e quindi si limita a dire che Signa, nel quadro della vicenda del mostro di Firenze, è un mero depistaggio. È un fatto estraneo la vicenda del mostro e la cosa per lui finisce lì. Per me invece va spiegato il legame tra Castretti di Signa e i successivi delitti del mostro, anche se non come lo si è spiegato fino ad ora. Io ho sempre detto, e colgo l'occasione per ripeterlo, che per capire Castelletti di Signa, attenzione, in relazione ai delitti del mostro di Firenze, quindi non Castelletti di Signa tout court, ma Castelletti di Signa in relazione alla vicenda del mostro di Firenze, occorre guardare non tanto al contesto e al movente di quel duplice omicidio, bensì contesto e movente, scusate, che con il mostro di Firenze c'entrano come il cavolo a merenda, bensì all'indagine di polizia giudiziaria del 68, che pur condotta da uomini esperti in fatto di indagine, fece sì che fosse consegnato alla giustizia un colpevole del tutto inverosimile, a dispetto delle schiaccianti evidenze che dicevano il contrario. Un'indagine che fu condotta dallo stesso uomo, il tenente colonnello dell'amico all'epoca tenente, che 14 anni dopo devierà il corso delle indagini sul mostro proprio in direzione di Castelletti di Signa, sapendo perfettamente che se la procura avesse abboccato quindi non avesse avuto niente in mano di veramente importante, anche dopo l'aggressione di Baccagliano, dove l'assassino o gli assassini avevano lasciato la scena del crimine, non accorgendosi che una delle due vittime è rimasta in vita, l'obiettivo primario dell'operazione False Flag, falso segnale Castelletti di Signa, essa si sarebbe impantanata nella sequela dei controllabilissimi e ricattabilissimi, via anonima sarda locale, sardi del clan Mele Vinci. Il secondo elemento di differenza tra il sottoscritto ed Amicone è che io non arrivo a Bevilacqua passando per Zodiac. Gli elementi che adduco devono, per mio metodo, essere fattuali, oggettivi, verificati. Amicone arriva a Bevilacqua passando per Zodiac, essenzialmente attraverso la confessione che gli avrebbe reso lo stesso Bevilacqua nel 2018, ma non disponendo di registrazioni delle conversazioni avute con il Bevilacqua, è chiaro che noi, pur ritenendo che Amicone non si sia inventato tutto di sana pianta, atteso anche che dopo le interviste rilasciategli dall'ex CID Bevilacqua, egli si è recato dalla competente autorità a denunciare il tutto, esponendosi al conseguente rischio, poi effettivamente manifestatosi, di subire conseguenze legali. In altri termini, ci ha messo la faccia Amicone. Bene, noi nonostante questo non possiamo prendere acriticamente per oro colato come vere le presunte dichiarazioni che il Bevilacqua avrebbe fatto ad Amicone. È lo stesso metodo storico di cui noi siamo strenui fautori a dire che non possiamo prendere per oro colato ciò che ha riferito Amicone in quanto è la parola di Amicone, smentita, ripeto, da Bevilacqua. Tuttavia restano degli elementi importanti che vanno in direzione di quanto ancora oggi, in tutte le sedi, Amicone sostiene a proposito del Bevilacqua. E noi li elencheremo nel prossimo video, perché questi elementi collimano con la profilazione di mostro 1.
Alla prossima, cari amiche ed amici. Non vi preoccupate, andiamo avanti. Buon fine estate 2024 e teniamo duro. Avanti senza paura sino alla verità. Leviamo e leveremo la maschera al mostro di Firenze. Stiamo levando la maschera al vero mostro di Firenze. Arrivederci.